Salve a tutti ragazzi e bentornati dai Crazy Players, qui è Dondi. Oggi siamo su una nuova serie, To The Moon. Questo gioco lo vidi giocato tipo un annetto fa o cose così, ma ricordo quasi nulla. So solo che non è un gioco in cui mi sentirete cazzeggiare e fare battute, le mie solite battute squallide. E niente, non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. Caricherò una parte a settimana in modo tale che così i video vengano smistati bene. E niente, vi lascio ascoltare questa host. Bambina che suona il piano, penso con suo fratello. Ecco, è morto qualcuno. Spero di no. Dottoressa Rosalyn. Dove stai guardando, Neil? Beh, a quanto ho potuto capire, sono una dottoressa e un dottore. Dottor Watts. Beh, scusami se ho schivato eroicamente quello scoiattolo che è sbucato dal nulla. Ah, sì. L'hai comunque preso in pieno. Povero. Oh. L'hai preso in pieno e hai colpito un albero. Ascolta, non preoccuparti. È la macchina della compagnia. Mi stai prendendo in giro? Il capo ci ammazzerà. Gli potremmo dire che stavo salvando un cagnolino. Lui adora i cani, vero? È più un tipo da gatti. Perché il mondo deve essere tanto complicato? Bene, qualunque bestia gli vada genio, l'abbiamo salvata. Bravo, Watts. Perfetto, dopo ricordati di scriverlo sul tuo resoconto. Prendiamo l'equipaggiamento dalla macchina e diamoci una mossa. Oh. Ok. Ottenuto equipaggiamento. Preso. Si aprono le danze. Clicca destro per aprire il menu e annullare. Ok. Con una scatola così pesante il suo contenuto deve essere importante. Ah, quindi si può anche salvare, ho capito. Beh, potrei. Ah, ok, perfetto. Andiamo avanti. Ehi, aspetta. Non dimenticare la macchina. Che palle che sei. Volevo solo vedere se te lo ricordavi. Si chiudono sole le porte. Va benissimo. Come sei gentile a pensare sempre a me. Dove dovremmo andare? Di qua, penso. E di qui. Vediamo. Oh, ho ammasso. Chi ha messo qui queste rocce? Forse è il loro sistema di sicurezza. Non essere ridicolo, non abbiamo tempo da perdere. Proviamo a spingerlo via dalla strada. Forse potremo trovare un ramo di albero da usare come leva. Aspetta. Oppure potremmo arrenderci subito e dare un taglio alla cosa. Sì, messaggi random. Sì, cerco un ramo. Un ramo funzionerà. C'è un rametto qua per terra. Ma dov'è? Non lo vedo. Forse questo? No. Ah, questo. Ho ottenuto il rametto di un albero. Bene, questo dovrebbe funzionare.
Che diavolo è successo? Io non capisco. Sembrava quasi una specie di palloncino. In effetti. Va bene. Meglio che ci diamo una mossa. Ok. Ok. Sì. Credo sia la strada giusta. Vediamo. Mamma, sono arrivati. Vediamo che cosa succede. Non è un brutto posto dove ritirarsi, non trovi? Beh, avrei potuto trovare di meglio. Sempre a lamentarsi. Turni di notte, un bene o un male? Sai benissimo la risposta, stupido gufo. Ci vorrà tutta la notte, me lo sento. Lo so. E dubito che abbiano del caffè. Chiudi il becco, sarebbe la cosa migliore. Mentre le onde dell'oceano ci deliziano con una ninna nanna, difficile sentirle col tuo continuo blaterare. E le tue soprazziere... Sì, va bene. Non dimenticare l'equipaggiamento, cretino. Non vengo pagato abbastanza per questo. Cosa? Atto 1. Non l'ho mai detto a nessuno, ma ho sempre creduto che fossero dei fari. Ok. Lily, il dottor Watts e la dottoressa Rosalind, presumo. Grazie per essere arrivati in così breve tempo. Non si preoccupi, anche io sono bravo a prevedere le morti. Ma lei è la figlia del paziente? Oh no, io sono solo la sua badante. E questi sono i miei figli, Sara e Tommy. L'H finale non la capirò mai. Non si tratta certo di un lavoretto part-time, per cui Johnny ci lascia vivere qui. Suppongo che questo Johnny sia il nostro uomo. Johnny? Ascolti, se stiamo parlando di un ragazzino, non credo che noi siamo le persone di cui avete bisogno. No, no, è lui che preferisce essere chiamato così. Adesso al piano di sopra con il suo medico. Seguitemi. Forza, prendi la scatola e andiamo. Quando un giorno mi spezzerà la schiena, giuro che ti porterò in tribunale. Oh, cosa, povero. Ottenuto equipaggiamento. E va bene, saliamo di sopra così mi libero di questo affare. Andiamo. Errore mio. Perfetto. Andare di sopra? Sì. Ok, se ne sono andati. Il primo che arriva può suonare la musica. Non è giusto, mi hai spinto. Non è vero. Fai come ti pare, tanto ti prendi le due stupide note. Ma va benissimo. Mio Dio. Soundtrack spettacolare. Eccoci di sopra. Quei bambini non sono niente male per la loro età. Ehi, sei tu quella che ha detto che non abbiamo tempo da perdere. E guarda caso, io sono quello che sta trasportando un affare che pesa come un meteorite. Sì, andiamo. Siete pronti a cominciare?
Prepara la macchina. Sì, ci vorrà un attimo. È sicuro che la comune energia elettrica di una casa sia sufficiente? Non si preoccupi, noi siamo esperti. Oh cavolo. Procedure standard, tutto come previsto. Ok. Come sta andando? Non molto bene, salvo complicazioni dovrebbe avere solo 1 o 2 giorni. È ben più di quanto ci occorre. E così voi due potete esaudirgli qualsiasi desiderio, eh? O provarci almeno. Ma noi ce la facciamo sempre perché siamo fantastici. Allora, qual è il desiderio? La luna. La luna. La luna. Lui vuole andare sulla luna. La senilità non fa che ammattire la gente, eh? Allora, siete in grado di riuscirci? Dipende. Lei intendeva dire sì. Perché non ci dice qualcosa sul nostro cliente? A dire la verità, non so davvero molto di lui. Johnny è un uomo anziano. Nei 2 anni in cui ho lavorato qui parlava molto raramente. Ha fatto l'artigiano per la maggior parte della sua vita e sua moglie è deceduta 2 anni fa. Non conosco i dettagli. Santo cielo! Sarei più io di lui se fossi stato suo postino. Shh, pensa a fare le tue cose. Beh, immagino che se dareste un'occhiata alla casa trovereste più informazioni. Non credo che a Johnny importerebbe, visto che ha fatto completamente affidamento a voi due. E così sia. Molto bene. Chi di noi due gioca a fare il detective? Chi va a controllare la casa? Controllato dal giocatore, ah, quindi posso scegliere se Watts o Rosalind. Ovviamente Watts. Lo farò io. Una volta feci Sherlock Holmes in un musical alle scuole superiori. A me pare che tu facessi Watson. Meh, sono la stessa cosa. Tu pensa a configurare questa cosa, io inizierò subito. I miei figli possono farle vedere la casa. Probabilmente sono al piano di sotto a suonare il piano. Ok, andremo al piano di sotto nella prossima parte. Credo che comunque si possa salvare in un qualche modo. Vediamo. Ok, save. Perfetto, fai l'uno. Perfettamente. Load, vediamo se è vero. Perfetto, quindi The Crazy Players è tutto, da Dondi è tutto, ci vediamo, ci sentiamo settimana prossima per la seconda parte, spero che la serie vi sia piaciuta e vi piaccia comunque, perché ancora non è finita. Se fosse così, come al solito lasciate un commento a mi piace, iscrivetevi al canale se vi va e niente, alla prossima parte di To The Moon.